Buongiorno amici di Mundo Napoli Sport 24, settimo giorno di allenamento qui a Carciato di Maro. Oggi è il giorno della partita amichevole contro la Unane, dopo sei giorni di allenamento il Napoli scende in campo. Pochi tifosi questa mattina in piazza perché non c'è l'allenamento mattutino, ci sarà la gara alle ore 18 contro la Unane. E alcuni tifosi stanno scattando qualche foto, ricordo, con la Coppa Scudetto, altri stanno acquistando la maglia con il nuovo Scudetto, maglia bellissima, andremo a vedere all'interno dello store le nuove maglie e a scoprire gli umori dei tifosi per la prima gara del Napoli. Ed eccoci insieme a alcuni tifosi stamattina, giornata tranquilla in attesa della prima uscita, questa amichevole del Napoli di oggi. Sì, sarà una partita da quando vedo sarà un allenamento perché non ci saranno sicuramente le prime linee che sono arrivate in ritardo. Speriamo di vedere un po', un po di calcio perché ci manca insomma, vedere un po' il Napoli da qualche mese e di divertirci un pochettino. Sarà già bello rivedere il Napoli in campo. Esattamente questo: poi l'ambiente è bellissimo, mi sembrano tutti quanti molto motivati. Insomma, facendo, è, è un, bel, un bel segnale per un buon inizio di campionato. Tra l'altro vi vedete il Napoli in campo con la nuova maglia con lo scudetto sul petto. Eh sì, è una grandissima emozione, soprattutto per me che essendo molto più piccolo ho sempre vissuto un'epoca dove sempre arrivati secondi, terzi e mai riuscire a conquistare questo traguardo così è Finalmente è arrivato e adesso lo difendiamo, no? Sì. Perché tra l'altro è uscita anche la nuova campagna abbonamenti e proprio questo è lo slogan della nuova campagna abbonamenti 2023-2024. Sì, infatti speriamo di riconquistare il tricolore anche l'anno prossimo e portare avanti questa, questa annata, queste annate particolari. Intanto cosa hai comprato? Possiamo vedere? Sì. La... Stamattina c'è lo store aperto per i tifosi. La, ecco, la nuova maglia. La nuova maglia, eccola, quella che è lo scudetto di cui parlavamo prima, è quella che oggi vedremo indossata dai giocatori. La maglia dei sogni. La maglia dei sogni, la maglia dei sogni. Uh, L'ultima da quanto tempo state qui a Di Maro? Siamo arrivati stamattina e andiamo via domenica. Perfetto, allora buona permanenza grazie, e forza Napoli. Grazie forza sempre, Napoli. Sempre forza Napoli. Buongiorno. Aspettiamo i giocatori stamattina che purtroppo non ci sono. Non ci ci sono come dobbiamo fare? Veniamo da Verona, non, non per un autografo, non di palo abbiamo preso. Il palo Resterete oggi per l'amichevole. Cosa no, so, dobbiamo tornare a Verona lunga la strada. Poi dice che piove. Avete scelto un giorno sbagliato? Ho scelto proprio il giorno sbagliato, abbiamo portato i giornali, tutto per farci autografare. No, già è un'emozione essere qui. Sì, è bello, tanti napoletani, tante, tante cose belle. La città è fantastica, abbiamo visto proprio, abbiamo fatto prima un giro in paese, bellissimo. Cosa ci aspettiamo da questo nuovo Napoli che sta nascendo? Eh, Almeno la riconferma in campionato. Poi vediamo in Champions che si fa. Vediamo, speriamo di andare un po' più avanti in Champions. Lasciamo lavare, cosa pensa di Garzia? Diamogli una possibilità, penso che gli dobbiamo, gli do, dobbiamo concedere almeno una possibilità perché comunque per tutti dopo quello che ha fatto Spalletti è un po' difficile. Garzia merita, merita una possibilità. Il mercato, cosa, cosa ci aspettiamo? Eh, cosa vorremmo mantenere di questo Napoli? È eh, scontato eh, dire Vittorio Simen: Scontato scontato vi, eh, Vittorio Simen, Quarascheglia, no, Di Lorenzo. No, no, no. Ci serve un, bu un buon difensore, un sostituto di Mario Rui. Secondo me, che, per dare feed a quel ragazzo, è un centrocampista all'altezza che dia una mano agli attaccanti. C'è fiducia? Tanta, 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 tanta fiducia. Grazie. Grazie, Grazie Eccoci stamattina con due tifosi azzurri. Azzurrissime sì. Stamattina non c'era l'allenamento, occasione per visitare eh, lo store con la nuove maglie e la coppa dello scudetto Bravissimo, infatti siamo venuti proprio per questo motivo Proprio per visitare lo store che ha tante cose bellissime del Napoli E niente, è per vedere un po' qua la situazione com'era stamattina Da dove venite? Noi veniamo da Ercolano, Ercolano provincia di Napoli, Napoli. State qualche giorno? Certo. Fino a domenica, resteremo fino a domenica, siamo da Dio perché il clima è stupendo qua sopra e sempre forza Napoli. In questi giorni di caldo, che, eh, chi ci segue da casa, che, come si sta qui a Di Maro? Eh, si sta proprio a una favola. Benissimo, <ride> no? bene, 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 bene. bene. Poi c'è il Napoli, oggi seguirete la partita? Oggi seguiremo sì. la partita senz'altro. Sì. Grazie ed eccoci in compagnia del direttore di Mundo Napoli Sport 24, Cosimo Silva, buongiorno Cosimo. Buongiorno a te Roberto e a tutti i tifosi del Napoli. Cosimo, settimo giorno di allenamento, cioè di ritiro qui a Di Maro, oggi c'è la partita, l'occasione per vedere eh, il ritorno del Napoli in campo con la nuova maglia. Beh, Sicuramente sarà il primo test ufficiale del Nuovo Napoli scudettato campione d'Italia, del Nuovo Napoli di Garcia. Uh, vedremo soprattutto quella che è l'idea di gioco di Garcia, inizieremo a vedere quali sono i movimenti, l'idea tattica, l'impostazione di gioco, se è una squadra volta dall'attacco, se è una squadra volta dalla difesa, al contropiede, lanci lunghi, alle verticalizzazioni quindi cercheremo di capire quello che è uh, il reale pensiero dell'allenatore Garcia. Anche perché in questi giorni si è visto ben poco, la squadra ha cominciato ad allenarsi, poi sono arrivati via via eh, i giocatori ed è, è cresciuto poi l'entusiasmo qui a Di Maro, tanti tifosi a seguire qui eh, gli allenamenti, sono arrivati Osimendi, Lorenzo, tutti eh, i giocatori tutti nazionali che erano che stati lontani. Scelta, soprattutto Cavaraschele tra i più acclamati insieme a Osimendi. Non è arrivato Kim che è sbarcato al Bayern Monaco, una nuova esperienza per il difensore che ha dato tanto a questo Napoli. Ma si volta pagina in difesa. Beh, io non direi si volta pagina in difesa. L'identikit è ben chiaro: Rachmani è un calciatore di difesa, no? di fermo nella sua posizione. E difende il fortino, quindi cercheranno di prendere un calciatore che sia propositivo, che sappia impostare il gioco, che sappia difendere. Eh, ma chi guida la difesa da un paio di anni è il signor Rachmani, quindi lui è il punto cardine. Poi attorno chi sarà vicino a lui farà sicuramente bene. Eh, Napoli sta seguendo vari calciatori sul mercato, anche sul mercato giapponese e Non si escludono sorprese, non, non trapelano nomi, mai come quest'anno non trape, trapelano nomi. siamo accorti non solo con i giocatori, anche col direttore sportivo. Un nome che è spuntato all'improvviso. Esatto, esatto. E per quanto riguarda ad esempio la partita di oggi vedo il vantaggio per esempio Juan Jesus in quel ruolo al fianco di Rachmani nel sostituire temporaneamente l'assenza di una pedina importante come, come Kim. Tra l'altro rafforzare proprio quello che tu dicevi riguardo al difensore, proprio lo stesso Garcia già nella conferenza stampa eh, ha proprio detto questo, che c'è cioè, in difesa lui ha tre titolari, eh, forse la preoccupazione è anche più a centrocampo dove eh, saremo a vedere cosa si farà di Zelischi se partirà o meno. Beh, oggi sicuramente... Ci saranno degli outsider a centrocampo, uh, sicuramente Frank Anchistello e Botka uh, giocheranno, poi si vedrà chi completerà il terzetto con lui. Uh, però dobbiamo dire che il reparto su cui il Napoli metterà maggiormente mano sul calciomercato sarà il centrocampo. A prescindere dalla partenza di Zieliski perché Demme probabilmente andrà via, andato via, via, quindi sono già due pedine che dovranno essere sostituite e se andrà via anche Zieliski saranno tre. Eh, arriverà oltre al difensore centrale un altro difensore che è Faraoni. Faraoni, anche Faraoni. perché eh, si è provato a, a dare fiducia a Zanoli, poi la società ha scelto di, eh, di lasciarlo ancora un anno eh, non a, a, a farsi le ossa nella una squadra. Sì, perché è una trattativa ormai ben avviata. Zanori farà spazio a Faraoni, andrà a giocare in prestito al Genova, sì. e al suo posto, questa pedina sarà occupata da Faraoni, che io trovo un ottimo calciatore. Che ha sempre una media punti molto alta, fa gol, fa assist. Lo sappiamo quindi... che fa gol esatto. che ce ne ha fatto. No, una, ma ha infatti. fatto un ottimo campionato nonostante i problemi fisici anche lo scorso anno. Quindi se Napoli riesce a far entrare questa pedina, ha peso un signor giocatore che può far rifiatare veramente di Lorenzo. E poi lasciare via Zanoli un altro anno dopo il buon anno che ha fatto alla Sampdoria può essere un'occasione in più per far crescere il ragazzo. Zanoli è un investimento sul futuro, non il futuro immediato ma da qui a qualche anno Zanoli può ambire, se gioca bene, se cresce bene in queste squadre a essere il nuovo titolare del, del Napoli su quella fascia destra Allora aspettiamo la gara di oggi, aspettiamo di vedere questo Napoli in campo Sì, sicuramente, continuate a seguirci, noi dalle ore 17.30 saremo qui fuori lo stadio di Carciato con eh, tutte quelle che sono le news Partita e eh, seguite su www.mundonapoli.it quello che sarà il live della partita. Tutte le informazioni, il post gara, Voto, e, le curiosità, e tanto, le e, tanto curiosità e tanto altro vi terremo aggiornati costantemente. Allora, Ci vediamo oggi a partire dalle 17.30, sempre qui a Carciato con Mundo Napoli Sport 24. Un saluto da Roberto Siga e Cosimo Silva. Sempre Forza Napoli e continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulla vostra squadra del cuore.